Un ambiente accogliente, dallo stile semplice e naturale, è ciò che abbiamo trovato una volta entrati nell'atelier di Tony Joshua Sanna, stilista sardo-americano che vanta un'esperienza ventennale nel mondo della moda. Miss TV è andata a conoscere da vicino le sue creazioni. Questo abito rosso è fatto, il corpetto è fatto in juta, sempre di rifinitura fatto con la stile sarda. La juta ha un po' caratterizzato tutto il tuo percorso artistico. Sì, no, questa è la mia cavalla per Italia. Mi piace molto la juta perché, come la Sardegna, per me la natura di tessuti in queste cose. Poi la juta è un tessuto vecchio sardo, come la veluto, queste cose, o barcio. Sì. Però con la juta è molto più insieme con tessuti in seta e l'aiuto. È un bel contrasto. Un bel contrasto, sì. Le tue spose, sì, che vengono a farsi fare l'abito da sposa da te, come lo vogliono? Come ti chiedono l'abito da sposa? Allora, io veramente chiedo una domanda. Che hai un sogno o un'idea? Loro dici, sì, ho un'idea. Da quale idea? Io lo so già l'abito. Parte il tuo vestito. Sì. E noi lavoriamo insieme, non una cosa faccio io perché sto facendo io. Io voglio lavorare insieme con i miei clienti. Se così loro sono più tranquilli e creano le cose belle insieme. Perché ovvio, un sogno, il giorno di matrimonio è importante. No? Abiti sari sono belli, però è veramente un peccato di vederli solo per le feste, come detto prima. So, ho pensato molto bene anche questo, di uso i tessuti sardi in un modo per tutti i giorni, in occasioni importanti, anche come questi qua in velluto, anche come fatto interno, di riprendere la stile sarda, così con il tessuto plissato, con la rifinitura, sì, qua, tessuti. Dall'atelier di Sesto i suoi abiti hanno fatto molta strada, è proprio il caso di dirlo. Dal red carpet delle grandi occasioni alle passerelle di tutto il mondo, Giappone, Russia, Inghilterra, riscuotendo sempre un grande successo. Io ero orgogliosa se anche andavo lì in questi posti perché io ero invitato per portare il mio prodotto sardo, perché è da Sardegna, per la parte di Italia. Ogni volta c'è qualcosa che ti spinge, che ti riporta in Sardegna. Sì, no, c'è sempre qualcosa, la Sardegna è la Sardegna, è proprio mia terra.